Buonasera a tutti da Enrico Giannini per Radio Italiana in Florida. Mi è stato chiesto di fare una breve intervista per spiegarvi chi sono, cosa ho fatto e in che situazione sono oggi. Bene, io ho incominciato a operare nell'aeroporto di Milano Malpensa nel lontano 1998, nel dicembre del 1998. Ed ero adibito al riassetto delle cabine degli aeroplani, quindi facevo praticamente le pulizie in cabina. Dopo qualche tempo sono stato trasferito al carico e scarico, allo scarico e carico degli aerei, e lì ho incominciato la mia vera e propria vita lavorativa, perché il primo incarico era l'introduzione, diciamo così, per farci prendere confidenza con l'ambiente della. E ovviamente è un ambiente particolare. Scaricando e caricando gli aerei, ho passato qualche anno, diciamo che siamo arrivati fino al 2005-2006, e in quel periodo ho cominciato a vedere delle cose strane in cielo, che sono le famose scie di condensa, o come le chiamano loro, le contrails. In quel periodo, quando cominciava a venirmi il sospetto che queste contrails non delle scie di condensa, su internet ho contattato il signor Rosario Marcianò e gli ho detto che ero un operatore di Milano Malpensa Airport e ho cominciato un discorso, diciamo così, ho cominciato a parlare con lui in internet, tramite Facebook e i social, e mi facevo spiegare cosa lui pensava di questa cosa e cosa aveva scoperto. E quello che mi diceva era molto inquietante, devo dire, perché sapere che gli aerei fanno questo tipo di lavoro e lavorandoci sotto non è una cosa piacevole, questo ve lo posso garantire. Passa parecchio tempo, diciamo 2 o 3 anni, che parlavo con Rosario, ma non trovavo, cioè lavorando sotto non riuscivo a trovare la prova provata che gli aerei civili facessero quel tipo di lavoro. Perché ai tempi si pensava che erano solo gli aerei militari a fare le erogazioni e non l'aviazione civile. Subito dopo, Rosario mi dice invece che anche gli aerei civili hanno scoperto che irrorano e anzi irrorano più di quelli militari. A quel punto mi sono dovuto attrezzare di buona volontà e ho cominciato a indagare per cercare di capire come poteva un aereo che portava dai 120 passeggeri in su fare un'operazione di questo tipo, dato che io di strano sul piazzale di Milano Malpensa non vedevo nulla. Allora, cosa ho fatto? Ho incominciato a guardare i video su YouTube. I video su YouTube che all'inizio erano fatti in maniera amatoriale, cioè il materiale era poco, sgranato e molto mosso. Stiamo parlando che siamo intorno al 2007-2008, la tecnologia digitale era avanti, ma non ai livelli di oggi assolutamente, e gli stabilizzatori lasciavano un po' il tempo che trovavano, quindi doveva essere l'operatore a essere, diciamo così, un manico della telecamera. Ma guardando questi filmati ho cominciato a vedere e ho capito dove l'aereo irrorava, dove rilasciava questi composti. E tornando sul piazzale, ho cominciato a indagare proprio nei punti precisi dell'aeromobile, da dove sui filmati si vedeva che rilasciava queste sostanze. Facendo questo tipo di lavoro, ho individuato subito 3 o 4 punti sui reattori. Perché una volta mi è arrivato, e l'ho detto anche nella mia video intervista che ho fatto, un 767 con 4 tubi di Pitot installati su ogni reattore, il Boeing 767 ne ha due. Quella macchina aveva la mia età, aveva 40 anni più o meno, no, 35 ai tempi o giù di lì. Quindi aveva questi 8 tubi di Pitot
installati sulla luce del reattore, davanti alla ventola praticamente del turbofan. Cosa succede in questo caso? Guardo l'aereo e dico: ma cosa ci fanno tutti questi tubi di pitot dentro lì? Ma. E la cosa è rimasta così, in sospeso, l'ho memorizzata, ma più di tanto non mi diceva. Fino a quando una volta, facendo un volo dell'EasyJet, diciamo che era il Londra, arrivava da Londra, ho fatto quel volo e grondava di brutto, cioè era molto molto bagnato. Siccome è arrivato assieme al volo che arrivava da Charles de Gaulle, finito il mio volo, Charles de Gaulle è arrivato subito dopo, sono andato a salutare un collega sotto l'altro aereo. La giornata era tersa, cielo perfettamente blu cobalto, senza una scia, senza una nuvola, niente, praticamente disidratato in tutti i modi. Non c'era una goccia d'acqua neanche a pagarlo, quell'aereo lì era bagnatissimo. Andando a salutare il mio collega vedo che il suo volo, sempre un Airbus 320, era asciutto. E quei due aerei, per arrivare lì, hanno dovuto percorrere qualcosa come 200 km, no, 120 km più o meno assieme. E anche se li hanno percorsi a velocità ridotta, l'aereo avrebbe dovuto asciugarsi, e invece non è stato così. L'aereo che è arrivato da me era bagnatissimo. A quel punto sapevo che usavano per fare questo tipo di lavoro, in quel caso, perché non tutti gli aerei hanno questo brevetto installato, ma in quel caso era tutta l'ala dell'aereo a erorare queste sostanze, e in più aveva anche i suoi normali dispersori che sono installati in coda al reattore, sotto il reattore e davanti alla ventola del reattore. Attenzione che i nozzle che sono installati dietro la gondola del reattore e quello sotto vengono anche usati per intercettare i liquidi che percolano dalle ali, quali pioggia, acqua e quant'altro, e quello sotto è lo sfiato dei vapori dell'olio esausto, ma sicuramente vengono usati anche per irrorare con questo sistema, mentre quello davanti alla ventola no, quello davanti è proprio preposto allo spargimento di queste sostanze. Tra l'altro questo piccolo ammenicolo che c'è davanti alla luce del reattore, irrorando queste sostanze crea un problema di abrasione alle pale nella parte più esterna, e questo è riscontrabile, l'ho potuto riscontrare più volte, perché le pale diventano davvero molto seghettate e molto pericolose da toccare, perché sono dei veri e propri rasoi. E tra l'altro ho visto anche su degli Airbus 300, su un Airbus in particolare, un 319 della Lufthansa, aveva un motore nuovo, completamente nuovo, e l'altro che l'avrebbero dovuto cambiare nel giro di qualche settimana, perché le pale erano davvero conciate in maniera scandalosa. Quindi, capito quello, dovevo recuperare dei campioni, ma non avevo la possibilità di reperirne in quantità tale da portare in analisi, perché si parlava di gocciolamenti sporadici e ad altezze proibitive, perché l'ala di un 320 è più o meno a 3 metri da terra o giù di lì, 2,80 metri. Mentre studiavo come fare questo tipo di prelievo, siccome la geoingegneria non è, diciamo così, perdonatemi il termine, una scienza esatta, cioè ci sono tutto quello che ho elencato fino adesso ormai esce già di fabbrica senza problemi, ma ai tempi mancavano ancora i dispersori sotto la fusoliera e in coda agli aerei. Cosa hanno fatto i nostri beneamati meccanici? Siccome gli aerei non spruzzavano abbastanza, e avevano anche l'esigenza di fare in modo di disperdere dei liquidi a freddo, cioè che non passassero vicino ai gas caldi dei motori, hanno aperto dei buchi sotto la fusoliera in linea retta sotto gli aerei. Di solito sono a coppie di due, distanziati più o meno un metro, circa un metro a coppia. Da questi buchi, che hanno tra l'altro delle forme strane,
esagonali o pentagonali, ci sono degli allacciamenti, non su tutti, ma su alcuni ci sono degli allacciamenti con dei dei contenitori che contengono questi liquidi che poi vengono dispersi. Quando hanno fatto questo tipo di sistema, mi è capitato più di una volta di ricevere gli aerei da cui gocciolava del liquido da questi buchi, e le prime volte non ci ho fatto caso, mentre una volta ho preso una bottiglia, perché io giro sempre con una bottiglia d'acqua in aeroporto, perché non sempre si può andare a prendere l'acqua o andare a bere, quindi è sempre meglio averla dietro, specialmente d'estate, così quando hai sete praticamente bevi. Così per scherzo ho provato a riempirla con questo liquido e ho visto che il liquido aveva un colore giallognolo. A quel punto ho acceso il cellulare e ho fatto un video, no? E lì ho capito all'istante che stavo prelevando il liquido che usavano per fare le cosiddette scie chimiche. E quel video lo potete trovare su YouTube. Il volo era dell'Air Moldova. Fatta questa, ho detto ok, adesso possiamo fare le analisi. E dopo non sto qui a spiegarvi cosa è successo e come è andata con le analisi, perché i risultati li potete trovare in rete tranquillamente sul sito Tanker Enemy di Rosario Marcianò. Ci sono le analisi dei carburanti che ho fornito io, grazie alla, non dico alla collaborazione, però alla disponibilità di un paio di avi fornitori che invece di smaltire il carburante sottoposto ad analisi praticamente loro fanno un'analisi a campione per vedere il contenuto di acqua nel Jetta 1, nell'avio, e quando fanno quell'analisi più o meno mezzo litro / un litro lo devono letteralmente buttare via, lo devono smaltire. In quel caso sono riuscito per due volte, in due occasioni diverse, ad avere due campioni di questo liquido che avrebbero dovuto smaltire in maniera controllata, e l'abbiamo mandato ad analizzare in Francia in un laboratorio che si chiama Analitica del professor Teillet, se non ricordo male il nome. E assieme a questo, praticamente avendo recuperato i liquidi di diversi aerei sotto le fusoliere, siamo riusciti a trovare un laboratorio italiano che si è offerto, mica troppo, abbiamo dovuto faticare parecchio per fare questo screening in spettrometria di massa, e lì sono uscite delle cose abbastanza interessanti. Ovviamente sapevo che l'alluminio me l'avrebbero tolto e non me l'avrebbero mai mostrato in quantità diciamo così esatte, quindi l'alluminio è stato defalcato, e lì sono sicuro di questo. Però ci sono altri metalli che sono davvero interessanti, tipo il sodio, il bario, lo stronzio e altre cose. Comunque la tabella la trovate, ripeto, nel sito Tanker Enemy, la potete visionare. Tra l'altro in questi liquidi c'è anche una polvere, praticamente il liquido è composto così, c'è una soluzione acquosa in cui vengono non disciolti ma disperse un nanoparticolato molto fine e rimane in sospensione, quindi è come se avere una sabbia molto fine insolubile dentro una soluzione acquosa. Questa cosa poi viene spruzzata, viene nebulizzata in aria in pressione, e dopodiché ricade e forma quella bella poltiglia che noi troviamo sulle macchine quando ha piovuto, che è color sabbia deserto del Sahara. Ora io non so a voi in America cosa raccontano, se vi raccontano qualcosa su questa sabbia che trovate sulle macchine. A noi dicono che è la sabbia del deserto del Sahara che ha attraversato il Mediterraneo ed è arrivata fino a Milano Malpensa. Però questa sabbia ha una particolarità: è magnetica. Se vi avvicinate a quella sabbia, cioè se prendete una carta di credito o un pezzo di plexiglass o una lametta da barba e grattando il parabrezza di una macchina
la concentrate in un punto, avvicinando una calamita al neodimio, noterete che è debolmente magnetica, non è proprio magnetica come il ferro, ma è debolmente magnetica. E tra l'altro a magnetismo io lo chiamo a memoria, perché la prima volta che ti avvicini magari si attacca, poi la stacchi, per un po' non si attacca e poi si riattacca ancora. Non so come fa ad avere questa proprietà, però è una proprietà troppo particolare e essendo appassionato di mineralogia non l'ho riscontrata in nessun minerale naturale, né di ferro, né di magnesio, né di nessun altro. Quindi mi rimane il dubbio di che cosa sia questa cosa, che purtroppo non sono riuscito a mandare in analisi. Non ci sono riuscito perché, siccome questi campioni non sono campioni che si possono reperire, cioè sono campioni che si possono reperire con estrema facilità, e stiamo cercando di trovare un preposto, praticamente un pubblico ufficiale, che faccia il prelievo in maniera ufficiale per poi mandare le polveri in analisi. Per fare questo però ci vuole proprio un pubblico ufficiale, cioè deve essere o il più basso come grado che mi viene in mente adesso, proprio basso, che giuridicamente parlando è ovviamente, che poi sarebbe più importante, un medico che dovesse fare un prelievo del genere, che è preposto a fare prelievi, perché i medici lo fanno nei loro laboratori, o perlomeno i vecchi medici che c'erano 20 anni fa facevano i prelievi anche ai pazienti, non dico prelievo del sangue o di altro, ma per dire, fanno i tamponi ad esempio per sapere che ceppo di influenza c'è in giro e via dicendo, e conoscono il protocollo per poter prelevare, conservare e spedire i campioni a chi di dovere per fare le dovute analisi. Ma sarebbe meglio avere un preposto della polizia di stato o dei carabinieri o di un altro ente che si occupi di pubblica sicurezza. E questo purtroppo non l'abbiamo ancora fatto. Per concludere, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che purtroppo le scie chimiche sono una realtà più che assodata, ormai è proprio sdoganata a tutti i livelli. Infatti chi vi sta parlando, a parte che sono stato allontanato dal posto di lavoro per questo motivo e anche altri motivi, quindi hanno preso la palla al balzo, ho detto buttiamolo fuori di qua prima che combini ancora qualcos'altro, e sono messo così. Quindi è una realtà assodata. L'unica cosa che possono fare adesso è ignorare qualsiasi essere umano, uomo, persona, chiamatevi come volete, che diciamo sollevi delle curiosità sul fenomeno. Noi abbiamo tutto l'entourage politico qua in Italia, di cui io, Rosario Marcianò e altri attivisti abbiamo bombardato letteralmente di notizie, di richieste, che semplicemente ci rispondono che loro non ci credono. Per loro è un dogma, è un credo, non è una cosa scientifica, è un credo. Io non ci credo, non esiste. Sarebbe come dire che la forza di gravità non ha effetto se qualcuno non crede in essa. Non è così. La forza di gravità ha effetto su tutti, non è subordinata a un credo, come le scie. Se ci sono, ci sono, non è un credo, o ci sono o non ci sono. Loro però dicono che non credendoci non indagano e non vogliono sapere di questa cosa. Chiudo facendo il punto sui coinvolgimenti, perché giustamente vi chiederete come mai e come sia possibile questa cosa. È una domanda a cui io non ho ancora risposto al 100%, però vi dico una cosa: che i radar ora, non so da voi in America, penso che sia uguale, comunque non sono più radar attivi, cioè il vecchio radar che lanciava il segnale nell'etere, il raggio rimbalzava sull'aereo, l'onda radio, e tornava indietro al ricevitore dando il segnale positivo di un ostacolo trovato sul suo percorso. Quelli sono i radar attivi che ha ancora l'aeronautica militare. Ma noi adesso usiamo, i controllori adesso usano solo radar passivi. Cosa vuol dire? Con la scusa che il radar attivo è brutto e cattivo, fa male, fa venire il cancro e la leucemia, che tra l'altro è anche vero, però è vero fino a un certo punto,
dopo magari ci ritorno. Hanno tolto i radar attivi e messo i radar passivi, così non emettono onde elettromagnetiche e tutti sono felici e contenti. Quindi cosa succede? L'aereo lancia un segnale nell'etere, lui, segnale radio, e dice: io sono Pinco Pallino e sto volando a questa altezza, a questa quota, a questa velocità, col trasponder. La torre di controllo riceve il segnale e visualizza l'aereo sullo schermo. Però se io ho il permesso dell'aeronautica, cioè se io spengo il trasponder, cosa succede? L'aeronautica militare, che ha ancora i radar attivi, vede un aereo con i suoi radar che ha il trasponder spento. Allora fanno partire uno scramble per andarlo a prendere e vedere cosa succede, chi è e perché ha il trasponder spento. Quindi se io però ho il permesso dell'aeronautica militare di volare a trasponder spento perché sto facendo un lavoro per loro, perché parliamoci chiaro, la geoingegneria detta clandestina, ormai non è più tanto clandestina, è roba militare, è un'arma, loro non mi fanno niente. E il controllore di volo si trova sollevato dalla responsabilità di avere più di un aereo ravvicinato. Cosa vuol dire? Vuol dire che tante volte, per nascondersi gli aerei civili, c'è da dire una cosa, che molte compagnie prestano i loro aerei con la loro, proprio le loro macchine che usano per portare i passeggeri, li prestano ai militari per fare questi voli. Cosa vuol dire? L'aereo vola vuoto, praticamente senza passeggeri, per un tot di tempo e fa la sua missione di geoingegneria per poi tornare nelle mani della compagnia. Quando succede questa cosa qui, ovviamente l'aereo ha il trasponder spento e può mettersi in coda a voli anche che hanno dei passeggeri a bordo, magari che non sono attrezzati o che non sono stati riempiti coi liquidi e quindi non riescono a, cioè non possono ingegnerizzare la fetta di cielo a loro assegnata. Ne hanno studiate di tutti i colori per fare questa cosa qui, quindi compagnie che gli prestano gli aerei, aerei senza livrea che si mettono dietro aerei di linea con distanze pericolosissime sotto le 3 miglia, oppure aerei militari che hanno numeri di volo farlocchi. E insomma c'è tutta una kermesse di escamotage che sono fatti proprio per confondere le idee a noi attivisti e poterci sbugiardare come meglio credono nelle sedi ufficiali. Tutta questa cosa bisogna tenere presente che è a livello mondiale, quindi vuol dire che chi la controlla è fuori dal contesto statale, quindi non fa parte di nessuno stato. Vuol dire che sono apolidi, perché se un volo dell'American Airlines arriva da me e quando arriva sopra il Portogallo accende e comincia a ingegnerizzare il cielo dell'Europa, vuol dire che ha un accordo con l'Europa. Se un mio volo europeo va a New York e appena vede terra accende gli irroratori, vuol dire che ha un accordo con l'America. È una cosa che sanno praticamente tutti. E mi viene da pensare che anche Putin faccia questo tipo di lavoro. Non tanto per averne, penso io, questa è una mia idea personale, per averne dei vantaggi diretti, ma quanto per difendersi dagli attacchi che possono essere messi in atto con la geoingegneria clandestina, perché ricordiamoci che si possono fare due cose in maniera diretta con questa tecnologia. La prima è controllare il clima, quindi fare siccità o fare disastri proprio, e in America gli ultimi uragani, abbiamo delle stagioni di uragano, ragazzi, fantastiche. L'ultima mi sembra erano 5 o 6, 2018 quanti ne avete avuti? Non lo so, mi sembra almeno 5, quindi è stranissimo, e tra l'altro tutti di elevata intensità, e ce ne sono stati un paio che quando stavano perdendo potenza hanno riacquistato forza e non si capisce da dove hanno preso l'energia. Quella è una, e la seconda è quella di provocare i terremoti, perché trovando una faglia carica, nel senso che ha già accumulato energia nel corso delle centinaia, delle migliaia di anni, sollecitandola con una frequenza a 8 Hz,
è possibile fare partire il terremoto e avere la scossa a comando. Ovviamente poi per rifarlo bisogna aspettare che la faglia riprenda, ricarichi la sua energia di frizione. Però è una cosa fattibile. Questa cosa l'hanno fatta due volte in Corea. L'hanno fatta la prima volta quando Pyongyang stava minacciando appunto l'America con le sue armi atomiche, gli è andata una scossettina, gli è andata una bella scossa a una città, mi sembra un quarto grado giù di lì, e poi gli è andata una alla capitale. Insomma, gli hanno dato degli avvisi, non mi ricordo più bene come era andata l'iter di questa cosa qui. Comunque gli hanno dato una scossa di avviso e poi l'ha minacciato dicendo: la prossima volta, se non ti dai una regolata, ti diamo un nono grado Richter sulla capitale. E allora lui si è calmierato, diciamo così. Cosa vi posso dire di più? Purtroppo siete il continente più erorato del mondo, in assoluto, con quantitativi davvero spaventosi. Noi probabilmente, dato la forma del nostro paese, siamo i più erorati d'Europa e abbiamo un'idea dei quantitativi in gioco, però, perché abbiamo fatto dei prelievi a campione su aree di decine di metri quadri e abbiamo calcolato che più o meno, se devono far piovere o via dicendo, cioè quando piove, diciamo quando piove normalmente, che piove 2 o 3 giorni, si accumulano decine di grammi per, facciamo 1 grammo a metro quadro, va, di quelle polveri che non sappiamo cosa contengono, perché ok che sono inerti, la maggior parte sono inerti, però sono sempre polveri che alla fine qualcosa cedono, perché non sono sicuramente prodotte da metalli nobili, quindi sono soggette a corrosione e a ossidazione. Non penso che al momento ci sia altro da dire, a parte il fatto che chi mette in atto questa tecnologia, come ripeto, è una polide, quindi non fa parte degli stati nostri. Io li chiamo gli zingari, perché non fa parte di nessuno stato di diritto, come clandestini, che passano da un paese all'altro senza documenti. Tutto lì. La geoingegneria più o meno funziona in questo modo. Come fare per fermarla? Non ne ho idea. Noi abbiamo fatto delle azioni abbastanza mirate con una denuncia formale, perché attenzione che per fare queste cose l'establishment deve dare degli avvisi precisi, occultati, ma li deve dare. A noi è successo che un certo Antonio Raschi è uscito in prima serata dicendo che l'Italia è al centro di un esperimento globale sul cambiamento climatico, cioè ha detto che il nostro paese è soggetto a un esperimento che cambierà il clima del pianeta. Avendo detto questa cosa, noi abbiamo fatto un esposto formale alle varie procure, anche alla common law e a livello internazionale, negando il consenso a questa tecnologia. Ovviamente non è che ha un effetto immediato, ma negare il consenso è il primo passo per poter fare qualcosa e bloccare lo scempio che stanno facendo, perché stanno praticamente distruggendo il pianeta. Non penso ci sia altro da aggiungere. Purtroppo, ripeto ancora, questa è una realtà più che conclamata, e bisogna proprio costringere i nostri votati. Io sono anni che non voto, però ok, chi ha votato deve costringere i propri votati a fare qualcosa per poter fermare questo eccidio, perché questa tecnologia sta praticamente uccidendo praticamente tutto. Detto questo, io vi saluto, ringrazio Radio Italia Florida che mi ha dato questa opportunità di esporre il mio pensiero, e se avete domande potete tranquillamente mandarle in radio e vedrò di rispondervi. Buona giornata a tutti e tenete d'occhio il cielo e chiedete spiegazioni. È quello che non vogliono fare adesso, dare spiegazioni, perché purtroppo sanno che noi sappiamo,
e non vogliono darci spiegazioni. Ci ignorano e basta, quindi chiedete. Arrivederci a tutti e grazie.